noi siamo anche una scuola filosofica, nel senso arcaico. Filosofia vuol dire amore della sapienza. Amiamo la sapienza, siamo qui per conoscere, non in una maniera intellettualistica, ma in una maniera iniziatico-spirituale, cioè come trasformazione. Conoscere, in questo senso, ci dona pace e gioia. E noi amiamo la sapienza per questo. Noi amiamo la sapienza perché amiamo la vita. Noi amiamo la conoscenza perché amiamo la gioia. Noi amiamo la sapienza e la conoscenza perché ci aiuta a superare e a sopportare il dolore. Cercare la sapienza, e bisogna capisse, in fondo significa ricercare qualcosa che ci salvi dalla condizione pesante nella quale ci troviamo a vivere e sempre di nuovo ricadiamo. Allora, questo, evidentemente, questo discorso ha dei presupposti e delle conseguenze. Uno, primo presupposto, che esista la sapienza. Non è mica scontato, anzi, direi che oggi il mondo, questo mondo immondo, che è arrivato veramente, diciamo, a frutta, meno male, ecco perché noi con la nostra follia inauguriamo una nuova età, osiamo inaugurare una nuova età, annunciare addirittura una nuova epoca, no? Perché evidentemente siamo arrivati là dove siamo arrivati e che vorremmo fare? Peggio di così, che vorremmo fare? Allora, questo mondo qui non crede affatto che esista una sapienza. Cioè, fa di tutto per convincerci che questo mondo, cioè la realtà, questo, sia un frutto accidentale di fattori casuali e anche brutali, assolutamente potremmo dire privi di sapienza. Cioè, no, a cazzo. Anche se quest'idea contraddice la maggior parte dell'esperienza umana e anche scientifica, perché la scienza comunque va a cercare una logica nella natura, no? Quindi una sapienza in qualche modo, però questo mondo sotto sotto continuamente questo ci comunica. Quindi credere invece che esista una sapienza è già un atto abbastanza controcorrente che noi facciamo continuamente, anche perché l'esperienza poi ci conforta in questa idea che invece esista una logica delle cose, che non è tutto così brutalmente accidentale come talvolta può sembrare a occhio nudo, con gli occhi superficiali del nostro piccolo ego che in fondo vede una realtà caotica, inconcludente, violenta e assurda, in cui accadono tante cose assurde, no? Ecco. Allora, qui io vi ho messo, per concludere questa nostra annualità, in questa prospettiva sapiente, un bel pensiero del Siracide, il libro del Siracide, che è un bel libro di sapienza dell'Antico Testamento, canonico anche nella Bibbia cattolica. E dice il Siracide, figlio di Sira, la sapienza esalta i suoi figli. Quindi, uno, la sapienza esiste. Due, questa sapienza, cioè, intendiamoci ragazzi, che è la sapienza? Perché uno può pensare chissà che. No, la sapienza è il mistero pensante di ogni cosa. Capite? Cioè non è che la sapienza. La sapienza, tu prendi una formica e dovresti vedere la sapienza, no? La sai fare una formica? Io no, la sapete fare una formica? Io no. È difficilissimo fare una formica. Ci vuole una sapienza divina, ci vuole una sapienza, cioè un pensiero creativo mostruoso per creare una rosa. Per non parlare di noi, che siamo prodigi, no? Mi hai fatto come un prodigio.
evidente che siamo dei prodigi ambulanti, che oltretutto parlano. Almeno le formiche se stanno zitte. Noi siamo delle formiche che parlano, pensano, e pensano la sapienza. Pensa un po'. Cioè la sapienza che prende coscienza di sé e incomincia a dire ci sono, esiste la sapienza. Pensate che miracolo, bellissimo, eh? Allora questa sapienza non solo esiste, cioè esiste un pensiero da cui scaturisce il reale. Questa è la sapienza. Esiste un pensiero, cioè una sapienza, mi capite? Un'intelligenza da cui scaturisce il reale, ogni cosa. Questo non è accidentale. È il frutto di un pensiero, di una sapienza alla quale noi collaboriamo. Ma non è che abbiamo creato noi questo? Abbiamo pensato noi? Io no. Voi avete pensato tutto questo? No, manco un etto. Quindi c'è una sapienza nell'universo. Buona notizia. Seconda ottima notizia. Essa esalta i suoi figli e si prende cura di quanti la cercano. Cioè, non solo è un'intelligenza che ci crea, ci tiene in piedi, accompagna e ispira ogni nostra intuizione, non so, fare i gruppi d'azivace, che è l'idea di Marco Guzzi, sì, ma non solo. No, c'è un'ispirazione ben più profonda, una storia molto più antica, misteriosa per me e per tutti. Ma non solo c'è, ma anche si prende cura di te, di me, cioè è un'intelligenza buona. Quindi non solo è uno spirito intelligente dentro il quale viviamo, ma è anche uno spirito personale, cioè è un qualcuno, più che qualcosa, che si prende cura di te se la cerchi. Cioè la sapienza vuole essere cercata, perciò si fa umana, perché se no, appunto, si sarebbe potuta limitare agli animali, ai vegetali, che già è una cosa non da poco. Cioè la creazione, l'ideazione di entità coscienti, che siamo noi, evidentemente ha un senso nella sapienza. E qual è? È quella che la sapienza evidentemente ama farsi cercare, ama un dialogo, ama una relazione personale al suo livello, quindi con entità intelligenti e libere. Capite? E si prende cura di te, cioè se tu ti metti a cercarla, non è che lei è indifferente, corrisponde al tuo anelito. Maometto diceva che se tu fai un passo verso Dio, Dio ne fa mille verso di te. Bello. Chi la ama, ama la vita. Noi siamo egoisti, egoisti nel senso spirituale. Cioè, amiamo la sapienza perché amiamo la vita. Cioè, abbiamo capito che entrare in questo ordine riempie la vita di vita. Uscire da questo ordine, non curarsi della sapienza, non cercare la sapienza, rende la vita sempre più povera di vita, sempre più miserevole, sempre più noiosa. Ecco perché il nostro è un mondo esausto, tanto privo di sapienza quanto di vita. È pieno di morte, il nostro è un mondo di morte e di morti. E giustamente vuole la guerra, cioè vuole vivere sull'assassinio, vuole celebrare la morte. Perciò stiamo qua. Perciò inauguriamo una nuova età nel momento più buio, quando veramente sembra che non c'è niente da fare. Perché è proprio il momento in cui c'è da fare, invece. Perché c'è da fare, basta non essere illusi. No? Amare la sapienza, ricercare la sapienza, cioè cercare di capire che cosa ci facciamo qui e come possiamo vivere qui nel modo più umano, nel modo più ricco. Questo è cercare la sapienza. E chi lo fa ama la vita, chi non lo fa odia la vita, non lo sa, ma lo scoprirà. Perché poi la vita è molto logica, appunto. Se te butti dalla finestra, te fai male. Insomma, non è che Dio, no? Non è la sapienza. Sei tu che sei un deficiente. Non te buttare al quarto piano, no? Poi te la pigli con Dio.
che Dio permette il male. Ma che permette? Sei tu che ti sei buttato dal quarto piano. Che c'entra Dio? No? Cerca la sapienza. La sapienza ti dirà che non conviene buttarsi dal quarto piano. No? Capisci le regole. La vita è logica, quindi ha delle regole logiche. Cerca di capirle. È un gioco. È come il gioco di certi video che tu devi fare un certo numero di prove e poi attraversi un portale più difficile, no? È così. Questo è un gioco nel quale devi capire le regole del gioco. Cioè, un gioco in cui non è che ti danno il manuale, no. È come il cruciverbo senza schema. Il gioco è molto più difficile, ma è anche più divertente. Devi capire le regole del gioco. E le puoi capire solo giocando. Quindi anche per prove ed errori. Quindi devi avere anche molto coraggio. Molto coraggio. Cioè, chi si attiene agli schemi dati non cerca la sapienza, cerca la comodità. Che per carità, come dice il nome, è comoda. Però rischi, come dire, che per la comodità perdi la vita, perdi il tram, perdi il treno. Cioè, la sua finalità è chiara, tu devi cercare e amare la sapienza con tutto il tuo cuore, con tutte le tue forze, no? Amare Dio con tutta la tua mente, come dice il Cristo. Qual è il primo comandamento? È uguale. Con tutto, il tutto è fondamentale. Imparare ad amare la sapienza con tutto il proprio cuore è un cammino iniziatico. Ed è quello che proviamo a fare anche noi. Ma quella è la direzione. Ed è anche logica. Se noi non siamo altro che un'espressione della sapienza e mantenessimo fuori dall'amore per la sapienza una parte di noi, che logica ci sarebbe? Vorrebbe dire spezzarci in due, tenere una parte di noi fuori da ciò che siamo, quindi tradirci, ed è la condizione umana ordinaria, perciò siamo tutti in senso di colpa, ci sentiamo tutti in colpa perché siamo tutti dei traditori, traditori di noi stessi. Sapete scegliere i kiwi? Guardate che i kiwi è difficile da scegliere, se non c'hai la luce della sapienza, te mangi i sassi, che sono schifosi e non crediate che maturino. Non vi mettete in testa come qualcuna di mia conoscenza che te li compri i sassi, poi li metti insieme alle mele e maturano. Niente, non maturano, anzi, diventano rancidi. Quindi è molto semplice. Il kiwi devi poterlo un pochino penetrare col ditino, così, poco, non molto, se no stasera è già fragile, no, un pochino, è semplice, ci vuole la sapienza, comprare kiwi con sapienza, è così ragazzi, voi ridete, sembra che sono comico, io sono comico. Noi crediamo che la sapienza, come dice il libro della sapienza, si diverte con Dio, no? Dice che come si divertiva davanti a Dio quando Dio crea. Si diverte, allegra. La creazione è un fenomeno allegro. Per noi umani c'ha, diciamo, delle ombre, ma di quelle ci occupiamo subito, subito dopo. Quindi, cari ragazzi, ricordiamo bene questo, no? Noi siamo anche una scuola filosofica, nel senso arcaico. Filosofia vuol dire amore della sapienza. Ora, se ci intendiamo, come abbiamo cercato, sul concetto di sapienza, noi siamo anche filosofe. Amiamo la sapienza, siamo qui per conoscere. Non in una maniera intellettualistica, ma in una maniera iniziatico-spirituale, cioè come trasformazione. Come dice la seconda lettera di Pietro. Grazia e pace, noi ci chiamiamo darsi pace,
siano concesse a voi in abbondanza nella conoscenza di Dio e di Gesù, Signore nostro. Quindi, conoscere, in questo senso, ci dona pace e gioia. E noi amiamo la sapienza per questo. Noi amiamo la sapienza perché amiamo la vita. Noi amiamo la conoscenza perché amiamo la gioia. Noi amiamo la sapienza e la conoscenza perché ci aiuta a superare e a sopportare il dolore. Non per altro, ripeto, non abbiamo altri scopi qui. E in realtà gli umani non hanno altri scopi, sia ben chiaro. Tutto il resto è retorica. La verità ultima che tutte le sapienze hanno tirato fuori è semplice. Gli umani fanno un'esperienza molto penosa dell'esistenza, penosa e gioiosa, ma l'elemento penoso getta un'ombra insopportabile anche sulla gioia. Questo è il problema. Da qui l'amore per la sapienza, la ricerca. Da qui nasce la ricerca. Perché? Come? Questo è l'amore della sapienza, cioè la vera filosofia. E la vera sapienza di tutte le sapienze, che nasce sempre così. Bene, ora faremo una pratica completa perché ci mettiamo subito a cercare la sapienza, che poi è un altro nome del mistero dello spirito. All'inizio della nostra pratica noi ricerchiamo con calma una posizione corporea sufficientemente stabile e relativamente alle nostre condizioni fisiche, comoda. Non va bypassato mai questo passaggio. Perché è il primo momento di concentrazione e di stabilizzazione del nostro spirito. Ricercando la posizione stabile, ordinata, verticalizzando un po' la colonna vertebrale, per esempio. Ammorbidendo le contrazioni muscolari inconsapevoli
ammorbidendo i globi oculari. Chiusi o socchiusi gli occhi. Iniziando a percepire il corpo nella sua unità e non più a pezzi separati. Noi unifichiamo la nostra mente. La postura o asana nello yoga ha proprio questo scopo preliminare. Un grande maestro indù contemporaneo dice però che il vero asana definitivo è la realizzazione del sé, quella è la postura stabile. Il corpo stabile, la mente un po' placata e unificata, ospitano l'andirivieni naturale del respiro. La nostra coscienza questa luce è come tornasse in sé per osservare. In questa fase fondamentale della pratica, la coscienza impara a lasciare che l'inspiro venga
e a lasciare che l'espiro vada via senza intervenire. Vi prego di osservare come il nostro spirito tenda per sua natura ad andare altrove. Basta un rumore. Una qualunque percezione corporea. Per destabilizzare questo stato di distaccato silenzio. Ma noi il nostro spirito decide di tornare ad aspettare con tutto il proprio essere. Ripetiamolo interiormente per rinforzare la decisione. Con tutto il mio essere accolgo l'inspiro. Con tutto il mio essere disponibile non lo trattengo. Grande pace. Questo spirito un po' più distaccato che osserva senza attaccarsi ai contenuti, ci dona la sua quiete. La sua capacità di accogliere sorridendo e di non trattenere, mi abbandono. Abbandonarmi espiro dopo espiro. Vuol dire rinunciare all'attaccamento, rinunciare a identificare il mio spirito con questo contenuto mentale che di momento in momento appare. Come abbiamo imparato ad aspettare l'inspiro,
e a lasciarlo andare. Così impariamo ad aspettare i vari contenuti che emergono dalla memoria del corpo e della psiche, momento dopo momento. Saldi nel sorridere, saldi nel lasciare andare, saldi nel lasciare andare. Nel lasciare scorrere. Nel lasciare che tutto scorra. Questo spirito che sta diventando il nostro spirito, ci comunica la sua straordinaria pace, profondissima gioia. Ecco perché continuiamo a rinunciare. In questo espiro. Lasciamo che si sgretolino i nostri attaccamenti. I nostri rifiuti, le nostre paure. Vi prego di gustare lo sgretolamento di tutte le impalcature del nostro piccolo io. In questa pace che cresce. Lo spirito, questo spirito, che non è condizionato dalle forme dello spazio e del tempo, perché appaiono entro la sua luce. Ha mantenuto la sua promessa. Abbiamo cercato la sua luce. E la sua luce. Si prende cura di noi. Possiamo abbandonarci fino in fondo. E scomparire
la grande sapienza. Vero spirito non condizionato, eterno. Vero io umano. Vero Dio Padre, sorgente eterna di questa luce. Vero uomo, figlio generato. Nello stesso spirito. In questa unità che è l'amore che tutto crea. Tu sei la nostra vera umanità. Questa è la vera forma dell'uomo. Salvaci. Per la potenza della tua incarnazione, estendi adesso, Gesù, questa tua pace, questo regno, in tutte le nostre profondità. Scendi negli abissi della nostra sofferenza e della nostra morte. Togli adesso, giù, 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 il nostro peccato dal mondo. In comunione con te, che sei risorto e regni nuova umanità, divina umanità, per sempre. Morti adesso alla morte, al peccato, a ogni separazione, giù, 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 nell'abbandono totale. Con te rinati adesso in questa pienezza di vita che è lo spirito, in questa grande gioia che è lo spirito, noi riceviamo il perfetto perdono di tutte le nostre colpe. Tutte le nostre difese si sgretolano. E riceviamo così la perfetta guarigione di tutte le nostre malattie, anche il nostro corpo entra nell'ordine del regno. E così riceviamo la nostra perfetta integrità, spirito, anima, corpo. Una sola luce, questa luce. Noi in te,
saldi. Noi in te. Finalmente e definitivamente al sicuro. Tu in noi eterna fonte della vita. Per sempre. In questa luce che è lo Spirito, noi siamo finalmente noi stessi. Luce da luce. Figli nel Figlio, figli del Padre, una sola cosa, ora, con l'Eterno. Manda il tuo spirito di guarigione profonda. Manda il tuo spirito di luce e di sapienza. Manda il tuo spirito, che è amore, gioia, pace, eternità. E fa che noi trabocchiamo di questo spirito, perché non siamo che spirito, e diveniamo canali generosi di questa potenza straordinaria che attraversa tutto il nostro essere e lo rigenera. Fa che attraverso di noi, attraverso i nostri corpi, attraverso le nostre mani, attraverso le nostre parole, passi la straordinaria potenza della redenzione, la guarigione, l'illuminazione, la consolazione per tutti. Ora, al di là di ogni limite di tempo e di spazio, operi attraverso di noi l'infinita misericordia. E questa gioia la gioia del Figlio che tutto riceve e tutto dona, è la nostra forza.